Buongiorno amici italiani in Italia e all'estero, sono Fabrizio Ciancio della radio italiana in Florida, la radio del vero buonsenso, che oggi ospita la nostra super esperta Lisa. Ciao Lisa. Ciao Fabrizio e ciao carissimi ascoltatori italiani nel mondo. Esatto, no, magari c'è anche qualche cinese che sa l'italiano, non si sa mai. Allora è un italiano anche lui, dai, almeno. Va bene. Italiano ad honorem. Esatto. Allora, noi di solito facciamo delle chiacchierate riguardo a degli argomenti particolari. Non ci mettiamo d'accordo, quindi come tutte le volte io non so di cosa parliamo oggi. Quindi ti passo la parola a te e così vediamo che fine faccio io che sono la cavia. Vediamo qual è la sorpresa di oggi. Vediamo. Va bene, allora dai, comincio a farti una domanda, Fabrizio. Ecco. Come è andata la tua giornata? Bene, 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 sono contento. Avevo da fare 200 cose, ne ho fatte soltanto 4, però sono contento di quelle 4 cose che ho fatto bene. Perfetto, e com'è andata la settimana in generale? La settimana è passata molto velocemente perché, non lo so, mi piace comunque il lavoro che faccio, perché mi sento che aiuto gli altri. Però è stata faticosa perché ho avuto tante ore, poi c'ho una persona che di solito, sai quando ti mordono le tarantole, no? Che dice, ecco, c'ho uno che mi parla così, no? Stamattina anche uno dei miei capi, stamattina mi ha chiamato perché voleva il codice per entrare in una stanza e io ero al telefono, e io si è incazzato, però io sono tranquillo, non mi frega niente. Quindi comunque sì, ho avuto un po' di problemi in settimana da risolvere. Ti capisco, ti faccio una domanda e la faccio anche a te, ascoltatore, che di sicuro quando ho chiesto a Fabrizio com'è andata la giornata e la settimana, sono sicura che ci hai pensato anche tu. Quindi la domanda che ti faccio, Fabrizio, che faccio a te, ascoltatore, è: ma hai raggiunto gli obiettivi che ti eri proposto? No, per niente. Ok, come ti senti a riguardo? Non mi sento bene perché mi sento che non faccio le cose che vorrei. Magari cioè, pretendo anche tanto da me, però vorrei fare veramente, cioè ho una lista delle cose da fare e saranno 4-5 pagine, capito? Non posso fare tutte, devo farle un po' per volta, quindi cerco di dare le priorità. Come ti capisco? Un listone allora, non è neanche una lista. No, un listone. Listone. Bene, tu ascoltatore ovviamente avrai pensato a una tua risposta e sono abbastanza certa che di obiettivi non raggiunti, quasi raggiunti, falliti ce ne sono stati. E adesso ti faccio una domanda, ovviamente te la faccio a te Fabrizio, ma la faccio a te ascoltatore pure. È una domanda da $1,000,000. Sei veramente felice? No. Vabbè, grazie della tua risposta sincera, immediata. E tu ascoltatore, ovviamente non so cosa tu abbia risposto, però noi andiamo adesso sull'onda di quello che ha risposto Fabrizio. Fabrizio la cavia. Esatto, Fabrizio la cavia. Ora, la domanda che ovviamente ti faccio, ma di cui poi ti darò la risposta, è che cos'è la felicità? Il dizionario dice uno stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri. Questa è la definizione del dizionario, o una delle definizioni, la principale. Quindi lo rileggo, stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri. Però adesso ti faccio una domanda, Fabrizio. Se tu, in modo ipotetico, avessi soddisfatto tutti i tuoi desideri, per quanto tempo ti sentiresti felice? Fino al prossimo problema. Esatto. Però prova a immaginare che hai soddisfatto tutti i tuoi desideri e tu ascoltatore immagina lo stesso e adesso non hai più desideri, non hai più sogni, come ti senti?
Ah beh, mi sentirei che non saprei dove andare, da che parte andare. Beh, ti Quindi, senti cioè, ancora felice? no, perché ho raggiunto quello che volevo. Alle volte mi è successo questo, no? Che magari volevo fortemente una cosa, poi quando l'ho ottenuta è come se fossi sceso di potenza, no? Perché prima c'avevo lo scopo di andare, fare, organizzare, trovare il modo di fare quella cosa lì, no? E poi quando l'ho raggiunta, basta. Cioè, che faccio adesso? Esattamente, quindi questa definizione di felicità in realtà non dice il tempo, no? Cosa che dovrebbe dire, quindi è un'omissione di dire stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri e che può durare dai 5 minuti, non so, ai 3 giorni, perché poi senza desideri e senza sogni una persona difficilmente è felice, anzi non lo è di sicuro. E la prova ne è che quando tu pensi che non hai più sogni, non hai più desideri da raggiungere, sprofondi in una depressione o apatia, ti sembra tutto inutile. Corretto, Fabrizio? Esatto, sì, quando sono con mia figlia, che gioco con mia figlia, che stiamo insieme, sono felice perché mi piace stare con lei, no? E poi durante la settimana che non la vedo, no? Non sono, cioè dipende ovviamente. Esatto, perché questo? Perché la definizione in se stessa non rende veramente l'idea. E allora sono andata attraverso, come piace fare a me, a citazioni, pensieri di filosofi, scrittori, poeti, antichi, moderni. E alcuni di questi mi hanno attirato l'attenzione perché chiariscono un po' questa definizione. E vi leggo la prima, e ti leggo la prima. Tutti gli esseri umani vogliono essere felici, ma per poter raggiungere una tale condizione bisogna prima capire che cosa si intende per felicità. E questo è un scrittore, filosofo e anche musicista svizzero del 1700 che era Jean-Jacques Rousseau. Molto famoso. Quindi lui stesso dice, come altri filosofi dicono, che non è che c'è una definizione di felicità, ma bisogna prima capire che cos'è questa felicità. E per capirla, leggiamo alcune altre citazioni, perché giustamente la verità è che ciò che per te è vero è ciò che tu stesso hai sperimentato e non c'è altra verità per te. Se tu non l'hai potuto sperimentare, come fa a essere vero per te? Certo. Per cui, giusto? Sì, a me sembra che la verità, cioè la felicità dipende da quello che penso. Se penso ai bambini che muoiono, non so quanti centinaia di migliaia di bambini muoiono ogni giorno di fame, ecco, non sono contento. Boh, mi puoi portare la torta più bella del mondo, che adoro, ok? O la pizza, però non sono contento, no? Se invece, diciamo, in un certo senso non guardo lì, me ne frego, guardo soltanto che ho giocato con mia figlia tutto ieri e sono felicissimo. Capito? Bravo, hai detto una cosa perfetta e ne ci andremo poi a vedere su Ah, ok. questo. Intanto guardiamo alcuni appunto filosofi e scrittori famosi, personaggi famosi, cosa hanno detto. Qui ne abbiamo uno che dice: la felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. Ah. Prova a pensare a questo. E questa è di Mahatma Gandhi, famoso Gandhi. Ma quindi uno che si accontenta, che c'ha poco, è felice, perché si accontenta. Diciamo, è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia, quindi la persona pensa delle cose, le dice e le fa, non è che pensa qualcosa, fa qualcos'altro o dice qualcos'altro, è allineata a ciò che pensa, ciò che fa, ciò che dice. Ah No? sì, mi è venuta in mente una persona proprio esattamente così, sì, sono d'accordo. Bene.
Poi abbiamo un'altra citazione che dice: la felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno. Questa mi piace molto. Infatti, è sempre di Gandhi. Mi piace Gandhi. E in effetti è anche vero, no? La persona che sa che quello che sta facendo è giusto per lei, è quello che ci si aspetta che faccia, ma è anche quello che lui vuole fare, giustamente si sente bene con se stesso. E se guardiamo qui, quando una persona non si sente bene con se stessa, come fa a essere felice? Certo, ovviamente. Ebbene. Ora, tu ascoltatore, anche tu Fabrizio, pensa, non ti senti bene con te stesso perché ciò che fai non è veramente ciò che vuoi fare. Oppure perché stai facendo qualcosa che sai che non è giusto fare. O perché ti senti costretto a seguire idee di qualcun altro in qualche modo. Sei felice? No. Bene. Ok, quindi già questo ti dà la risposta, no? Poi abbiamo un'altra citazione, che questa mi è piaciuta molto, dice: la felicità è interiore, non esteriore. Infatti non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo. Questo è Henry Van Dyke, che è uno scrittore e poeta dei primi del Novecento. Cioè non da quello che abbiamo, ma da quello che siamo. Che siamo, lo rileggo, la felicità è interiore, non esteriore, quindi la felicità non viene da qualcosa da fuori, no? Infatti non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo. Ora, se tu lo guardi, una persona potrebbe avere milioni di dollari, tante bellissime donne accanto. Potrebbe avere tutte le case che vuole, avere anche le isole, averle comprate, potrebbe avere un panfilo enorme, oro di qua e soldi di lì, però potrebbe non sentirsi felice. E questo lo sappiamo con certezza, perché molte persone, altolocate o persone famose, no? Hollywood, eccetera, a volte vediamo che finiscono col suicidio, con droghe, alcolismo, Alcol, esatto. certo. E dai giornali almeno appare che le loro vite sono molto tormentose e movimentate. Sì, magari hanno altri tipi di problemi. Esatto. Quindi sappiamo che la felicità non è dipendente dall'esterno, da quello che hai, dai possedimenti, è dipendente da ciò che sei. Quindi, se tu stai bene con te stesso e sei quello che vuoi essere, di sicuro in quella misura sei più felice di uno che ha tante cose ma non sta bene con se stesso. Adesso guardiamo un'altra citazione. Certo Anche che stavo pensando, giusto per fare una battuta, che questa se mi chiamasse la Bellucci io diventerei felice subito, istantaneamente. per quanto tempo questa è la domanda? finché dura la telefonata. Esatto. Quello che voglio farti notare. Esatto. E qui ne abbiamo un'altra, che è: la felicità è un percorso, non una destinazione. Questa viene da Madre Teresa di Calcutta. E perché questo? Ovviamente, quando tu, abbiamo visto prima, hai raggiunto il tuo obiettivo che ti eri proposto, sei felice per un attimo, ma poi se non ce n'è un altro da raggiungere, non sei più felice. Ma durante il percorso, mentre stai arrivando alla tua meta e magari riesci a superare delle cose che ti sembravano quasi impossibili, man mano che le superi per raggiungere quello che tu volevi, i tuoi desideri, le tue ambizioni, i tuoi obiettivi,
ti senti felice, no? Vogliamo fare un esempio, una volta in cui volevi raggiungere qualcosa e mentre andavi su quella strada hai superato magari un ostacolo, come ti sei sentito? Ah, potente, forte, bene. Perfetto. Quando hai raggiunto l'obiettivo che ti eri prefissato, come ti sei sentito? Beh, un po' bene, perché comunque, cioè, mi ricordo adesso una volta che volevo andare in cima a un monte, vicino a Genova, che ci voleva tanto tempo, insomma, lì ero contento perché stavo andando lì, poi quando sono arrivato in cima, vabbè, sono arrivato. Esatto, come vedi, sei quasi più felice quando stai superando gli ostacoli che ti portano alla destinazione, piuttosto che quando hai raggiunto quella destinazione. E quando l'hai raggiunta ti sentirai di sicuro felice e bene, ma se poi non ce n'è un'altra... Sì, è vero, è vero. Dura poco. Esatto, quindi tu, ascoltatore, penso che hai fatto i tuoi esempi e l'hai visto anche per te stesso, se è vero. Poi ne abbiamo un'altra che è: nessuno è felice senza avere un'illusione. L'illusione in questo caso è un sogno. Certo. Quindi nessuno è felice senza avere un'illusione. Le illusioni sono necessarie alla nostra felicità quanto le cose reali. Questo è Christian Nestel Bovi, che è uno scrittore americano del 1800. Questo l'avevamo già visto anche nella trasmissione che abbiamo fatto riguardo, no, agli obiettivi, l'ultima, prima di questa, la numero 17, numero, porta fortuna, e abbiamo visto che quando uno non ha dei sogni, non ha degli obiettivi, delle mete, non è felice, no? Non può star bene. Quindi, quando una persona ha degli obiettivi, ha delle illusioni, quindi qui intendiamo dei sogni, allora è molto più felice di uno che non ha sogni. Penso, certo, che sia reale, no? Sì. Bravissimo. E poi abbiamo una citazione. No, scusa, stavo pensando, no? Che non, perché allora non ho capito se io sono felice o no, perché ci sono dei momenti che sono felici, dei momenti che... Non so, adesso andiamo avanti, sono un po' confuso. Sei confuso, ma questo fa parte della cosa, vediamo alla fine. Se ti confusiamo. Sconfusiamo. Okay. Ti sconfusiamo. E anche tu, ascoltatore, se ti senti confuso, continua ad ascoltare, che arriveremo a una confusione. Certo, certo. Allora, vediamo la prossima. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Di conseguenza, sii consapevole dei pensieri che circolano nella tua mente e presta attenzione a non aggrapparti a pensieri in discordia con la virtù e la ragionevolezza. Quindi ragionevolezza, stiamo a capacità di ragionare. La rileggo questa. Eh sì, tosta questa. La qualità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri, quindi come sono, belli, brutti, eccetera, eccetera. Di conseguenza, sii consapevole dei pensieri che circolano nella tua mente. Quindi la persona deve essere consapevole di che cosa sta pensando. E presta attenzione a non aggrapparti, quindi nel senso di non stare lì con l'attenzione, a pensieri in discordia con la virtù e la ragionevolezza. Questo è stato scritto nel 300 circa avanti Cristo, nel 200, comunque prima di Cristo, dal famoso imperatore romano Marco Aurelio.
Lui era anche, veniva definito come l'imperatore filosofo. Infatti. Infatti. E, ora, guarda bene questa cosa, questo ascoltatore. Se nella tua mente circolano pensieri che non sono razionali o che non sono virtuosi, e per virtuosi significa con qualità buone, no? Sì, certo. E tu ci metti attenzione, magari nella tua mente circola non sto bene, forse di sicuro sarò malato, o quello lì, cavolo, ce l'ha con me, come faccio, e poi non so se riuscirò a ottenere tanti soldi. Questi sono pensieri negativi. E certo. Tu ci stai aggrappato a queste cose, quindi continui a metterci l'attenzione lì, non sarai mai felice. Quindi amici, per stare felici basta non guardare la televisione. Quello è il primo acquisito. Cavolo, ogni giorno c'è un morto, c'è un come si chiama? Uno, cioè centinaia. Di quello possiamo fare una trasmissione. Mamma mia. Ore. Però giustamente, televisione o non televisione, quindi anch'io la sconsiglio perché tanto non serve, però televisione o non televisione, se poi tu ti aggrappi a pensieri negativi e ci presti attenzione, fai esattamente il contrario di quello che dovresti fare e quindi non sarai felice. E come dicevi tu, Fabrizio, all'inizio, sì, però io ci sono delle volte in cui se penso a mia figlia così sono più felice, se penso alle preoccupazioni del lavoro sono meno felice. Ovvio, ma se tu ti aggrappi a pensieri negativi, ovviamente in quel momento non sarai felice. Infatti, quindi dipende da quello che penso. Sì, diciamo, non solo da quello, dal punto di vista che ho sulla vita, quindi. Esatto, ma anche dall'abilità che tu hai di non aggrapparti, di non prestare attenzione a pensieri che sono negativi. E poi vedremo come si può fare. E poi abbiamo il nostro filosofo umanista scienziato Erron Hubbard, che secondo me raggruppa un po' tutto quello che abbiamo letto e dice: la felicità, si potrebbe dire, consiste nel superamento di ostacoli conoscibili verso il raggiungimento di uno scopo noto. Allora, come dicevamo anche prima con la famosa citazione di Madre Teresa di Calcutta, la felicità è un percorso, non è una destinazione. La felicità, quindi, si potrebbe dire, consiste nel superamento di ostacoli conoscibili. Quindi conoscibili? Una sa che li può conoscere questi ostacoli. Quindi non è andare a vivere su Marte. Cioè. No, magari lei potrebbe conoscere che ostacoli ci sono da superare per andare a vivere su Marte. No? Però metti che io devo superare, il mio obiettivo è superare la foresta nera, devo avere un'idea di quali ostacoli ci sono e avere la possibilità di conoscerli. Giusto? Non vado allo sbaraglio. Quindi ci deve essere una certa quindi conoscenza. Tu sai, capito. Esatto. Per poterli superare. Quindi io devo avere una conoscenza degli ostacoli, devono essere conoscibili in qualche modo e io devo riuscire a superarli per raggiungere uno scopo che è noto, che io ho deciso in questo caso è andare alla fine della foresta nera, no? Percorrere tutta la foresta nera. Questo è lo scopo noto perché lo conosco, lo so. Mm-hmm. Ecco, per andare lì ci sono tanti ostacoli e che io so che esistono e posso anche conoscerli, ho la possibilità di conoscerli, quindi in qualsiasi modo. Quindi mentre io sto
superando ognuno di questi ostacoli, che possono essere fiumi da attraversare, che sono larghissimi, pieni di rapide, che possono essere animali feroci che mi possono assaltare, o tempeste, non so, io dico a caso, sì, sì, certo. Tempeste improvvise con fulmini che ti possono uccidere all'istante, mentre supero questi ostacoli, mi è venuto in mente anche il dragone che esce col fuoco, io mi sento felice. Perché mi sento felice? Perché man mano che ho superato un ostacolo è un po' un avvicinamento alla meta. Esatto, sì. Giusto? Quindi anche tu, ascoltatore, prova a pensare, hai superato un ostacolo che ti stava impedendo di raggiungere il tuo obiettivo. Nel momento in cui lo superi, c'è un momento di felicità. Poi c'è un altro ostacolo, un altro momento. Però non dice che la felicità è il raggiungimento dello scopo. La felicità è il superamento di ostacoli verso il raggiungimento di quello scopo. Che, come abbiamo visto nei vari esempi, quando una persona ha raggiunto lo scopo, si sentirà bene, però non è felice come nel momento in cui stava superando gli ostacoli che la portavano a raggiungere quello scopo. Questo è ovvio, perché noi vogliamo sempre avere qualcos'altro da raggiungere. Nel momento in cui hai raggiunto, ho preso la laurea, 2 secondi dopo è adesso che lavoro faccio. Certo. No? Quindi è stato tutto un superamento, oddio, gli esami difficili, quindi sono ostacoli verso il raggiungimento della meta, gli esami difficili, la tesi, e la possibilità di dover rifare un esame. C'erano tanti ostacoli, e poi magari il fatto che mancava lo spazio dove studiare, tantissimi ostacoli che lo studente ha nel raggiungimento della laurea. E quindi una volta che ne supera uno si sente felice. Poi continua, c'è un altro ostacolo. Quando ha raggiunto la laurea, sì, è felicissimo, fa la festa, celebration. Finalmente. Però dopo, la domanda successiva è: cosa faccio adesso? Dov'è il lavoro? Devo trovare il lavoro. Si mette già lì un'altra meta e ci saranno altri ostacoli. Certo. Quindi in realtà, alla domanda che cos'è veramente la felicità, in base a tutti questi autori che vi ho letto e molti altri, il sunto è che la felicità è in te stesso, che soltanto il fatto che tu pensi dei pensieri positivi ti può rendere più felice, che solo se hai sogni e mete da raggiungere puoi essere felice, e che la felicità la raggiungi man mano che queste mete, questi ostacoli vengono raggiunti, finché raggiungerai la tua meta, e poi ne avrai un'altra e poi un'altra. Quindi mi viene in mente, quindi io basta che prendo, faccio tanti piccoli problemini che li risolvo tutti i giorni, risolvo un po' di problemini e sono contento tutti i giorni. Vabbè, in teoria sì. È un metodo. Sì, non dovresti avere neanche pensieri negativi, però. Come diceva Marco Aurelio, devi essere consapevole dei pensieri che circolano nella tua mente e non prestare attenzione, e presta attenzione a non aggrapparti a quelli che discordano da virtù e ragionevolezza. Adesso facciamo una bella cosa, perché andiamo un po' sul pratico. No? Brava, perché come si fa? Parliamo qui. Ora, tu ascoltatore, prima hai pensato alla tua settimana, la giornata, settimana, e anche tu Fabrizio. Quindi c'erano delle cose che, insomma, non andavano tanto bene come avresti voluto, giusto? Certo. Va bene. Allora adesso, quindi come ti senti a pensare a questa settimana trascorsa? Dipende, cioè se penso che la macchina ha cominciato a fare un po' dei rumorini strani, quindi sarà da mettere a posto. Non so se mi porta fino a lavorare domani, capito? Cioè, dipende da dove guardo, da dove mi fisso. Esatto, però in generale, adesso come adesso, pensando a questi problemi, a queste cose, insomma,
come ci senti? No, mi sento che tanto io posso risolvere qualsiasi problema, quindi cioè, basta mettersi lì e risolvere. Uno alla volta si può fare, quindi io mi sento bene. Cioè, anche se magari certe cose non mi piace farle o non mi piace confrontarle, no? O affrontarle. Perfetto. Allora adesso vediamo se riusciamo a sentirci meglio, di bene, no? Per vedere proprio cosa succede, quindi queste domande che faccio sono rivolte a te, Fabrizio, ma in realtà sono rivolte a te, ascoltatore. Ti pregherei semplicemente di pensarci un attimo, di trovare la tua risposta, non deve essere molto elaborata, semplice. E continueremo, ovviamente io seguo Fabrizio perché non ti vedo, ascoltatore, no? E poi mi ascolti dopo che io ho fatto la trasmissione, però vediamo alla fine. Quindi cominciamo da come ti senti adesso, che Fabrizio ha descritto come si sente, potrebbe sentirsi meglio, però insomma sente che ce la può fare per il futuro, perché c'è un po' di cose da risolvere, giusto? Esatto. Qualche pensiero negativo in testa. Quando ci metti in attenzione. Esatto, cerchiamo di non stare lì a pensarci, però c'è qualche problema che devo affrontare mercoledì, quindi speriamo che venga presto, così lo affrontiamo, lo togliamo e via. Esatto. Ok, allora, pronto? Rispondere alle domande? Ricorda un momento che ti sembra davvero reale. Ok. Bene, me lo vuoi dire? Certo, ieri che la mia figlia mi ha dato un bacino. Perfetto. Per te, ascoltatore, reale intendiamo vero, effettivo per te, con cui sei d'accordo, ok? Adesso prossima domanda. Ricorda un momento in cui sentivi della vera affinità, per affinità intendiamo amore, piacere, amicizia, ok? Mm-hmm. Ricorda un momento in cui sentivi della vera affinità da parte di qualcuno. Ah, che io ricevevo questa affinità? Sì, te lo ridò. Ricorda un momento in cui sentivi della vera affinità, quindi amicizia, amore, piacere, nel senso qualcuno a cui piacevi, da parte di qualcuno. Sì, il mio amico Paolo, quando vado a mangiare da lui e da sua moglie, veramente sento che mi vuole bene. Perfetto. Ricorda un momento in cui qualcuno era in buona comunicazione con te. Qualcuno in buona comunicazione con me. Ah, sì, l'Antonella. Ciao Antonella, non so se mi sente. Benissimo. Ricorda un momento in cui sentisti una profonda affinità per qualcuno. Una profonda affinità per qualcheduno. Sentivi proprio questa profonda amicizia, affetto, amore? Ah beh, sì. Il giorno che mi sono sposato, cioè, mia moglie era, cioè, il massimo. Benissimo. Ricorda un momento in cui sapevi di star davvero comunicando con qualcuno. Che sapevo che stavo veramente comunicando con qualcheduno. Non stavi semplicemente parlando, ma stavi davvero comunicando con qualcuno. Con la Donata. Benissimo. Ricorda un momento in cui parecchie persone furono completamente d'accordo con te. Oh, parecchie persone. Parecchie persone. Ah sì, una volta ho fatto una presentazione di un doppiatore dell'acqua e insomma, ho cominciato dicendo, vabbè, sono qua per presentare questo, ma per vedere se mi regge il cuore, perché ero molto emozionato, sono messi tutti a ridere, no? Quindi, quel momento lì.
Bellissimo. Ricorda un momento in cui fosti d'accordo con qualcun altro. Il mio amico Alberto oggi, che abbiamo parlato di programmi televisivi. Benissimo. E ricordo un momento negli ultimi 2 giorni in cui ti sei sentito affettuoso. Vabbè, abbracciando mia figlia ieri. Stupendo. Ricordo un momento negli ultimi 2 giorni in cui qualcuno ha sentito affetto per te. Qualcuno ha sentito affetto per me. Che ne so io? Beh, penso a mia figlia quando l'abbraccio, sicuramente. Bene, bravissimo. Sì, basta che tu senti, no, che questa persona ti mandava dell'affetto, penso che lo puoi vedere, no? Se sì, sì. Voleva mangiare la pizza, quindi mi ha mandato l'affetto, sicuro. Perfetto. Ricorda un momento negli ultimi 2 giorni in cui sei stato in buona comunicazione con qualcuno. Beh, ho conosciuto una nuova persona, Doris, e eravamo in buona comunicazione. Perfetto. Ricorda un momento negli ultimi 2 giorni che ti sembra davvero reale. Allora, un momento che sia veramente... Ti sembrava proprio reale, vero, no? Nel senso tipo guardo il mare, mi sembra proprio lì, proprio vero, non è un sogno. Vabbè, quando ho guardato fuori che pioveva mezz'ora, un'ora fa, che veniva come qualcuno la mandava, mannaggia, sì sì, era reale. Bene, e ricorda un momento negli ultimi 2 giorni in cui sei stato in buona comunicazione con la gente. Con la gente. Con qualcuno. Negli ultimi 2 giorni, oggi sono stato... Vabbè, sì, oggi ho parlato con un avvocato molto famoso in Italia, era una buona comunicazione, sì. Bellissimo. Come sta andando? Mi sento un po' più leggero, un po' più tranquillo. Perfetto. Se questo non avvenisse, ovviamente si continuano con queste domande, ma... Lo scopo di queste domande è semplicemente mettere l'attenzione su cose positive che ci sono nella tua mente. Ora, guarda caso che quando una persona pensa, usualmente, pensa alle preoccupazioni, pensa alle cose che non vanno bene, pensa a lati negativi della vita. Per cui la sua attenzione va e si aggrappa a queste cose negative, vero. A volte in modo automatico, è vero? Vero, vero. Bene, questo ovviamente ci impedisce di essere felici, assolutamente, no? Perché come abbiamo visto nelle varie citazioni, ma come anche la tua esperienza, tu parlo di Fabrizio, di te ascoltatore, ha mostrato, la felicità è dentro di te e soltanto quando tu raggiungi o superi degli ostacoli per raggiungere i tuoi obiettivi e i tuoi pensieri sono sereni, senti questo stato, questa emozione che viene chiamata felicità e dopo lo continui ad avere altri obiettivi, ma se la tua mente è focalizzata su cose spiacevoli o ci sono troppe cose spiacevoli veramente nella tua vita e non sono solo cose passate, è ovvio che c'è qualcosa che tu puoi fare per risolvere ciò. E ti voglio dire una cosa, Fabrizio, e anche ascoltatore, tu non sei sbagliato. No, non è
perché tu sei sbagliato, che non riesci a raggiungere i tuoi obiettivi e quindi sei infelice, o che c'hai tutti questi brutti pensieri o tutte queste preoccupazioni, o che ti senti un fallito. Sto parlando in generale, non mi riferisco a nessuno, oppure che ti senti una persona che non è abbastanza ok, che ci sono molte persone più brave di te, più buone di te, più belle di te, e che sei un fallito nella vita e non hai mai combinato niente della vita. Tutti questi pensieri, tutte queste emozioni negative, tutte queste paure, non so come farò a raggiungere, trovare un nuovo lavoro, non so se ce la farò a sbarcare il lunario, quindi arrivare a fine mese, pagare tutti i debiti, a volte una persona si sente sopraffatta, no? Certo, i problemi sono tanti. Esatto, però in realtà non sei tu sbagliato. Mm-hmm. Quello che non va è che nella tua mente viene registrato tutto, e le cose negative in qualche modo hanno il sopravvento a un certo punto, perché è un po' come quando si guarda un bicchiere mezzo vuoto, diciamo riempito a metà, c'è chi lo vede mezzo vuoto e c'è chi lo vede mezzo pieno, è la stessa cosa. Il bicchiere è sempre uguale, però quando la persona ha cominciato a accumulare troppe di queste esperienze negative, e perdite, fallimenti, e paure, e tradimenti, la persona non ce la fa più e comincia a deprimersi. Ora, il segreto è molto semplice, non è un po' il segreto di Pulcinella, no, perché le cose vere sono sempre le cose semplici. La verità è che la tua mente ti sta impedendo di essere felice. Quindi non sei tu sbagliato, ma tu puoi fare qualcosa per essere felice. E ascoltatore, ti consiglio veramente di farlo subito, perché il tuo futuro dipende da come tu pensi, dalla tua, chiamiamola, disposizione d'animo, quindi da non aggrapparti a pensieri negativi, ma essere in grado di pensare sempre positivo. Questo è quello che dovrebbe essere la scena ideale. Per cui, se tu guardi nel mio sito, c'è, puoi schiacciare un bottone dove ti parla di un libro, il famoso libro Dianetics. Libro Dianetics, che è un bestseller dal 1950, quando è stato pubblicato, letto da milioni di persone, venduto in tutto il pianeta. Avevo già detto che i negozi della Mondadori in Italia sono tappezzati della copertina della pubblicità di questo libro. Questo libro contiene, è un manuale semplicissimo alla portata di tutti, costa niente praticamente, in cui tu puoi usarlo e toglierti queste barriere mentali semplicemente facendo dei procedimenti con un tuo amico, con una tua amica. Lo leggete insieme e poi lo fate. Questo è veramente una cosa così semplice che uno pensa che non sia vera. Però se tu ci tieni a te stesso, io te lo consiglio vivamente. Perché comunque è l'unica cosa che puoi fare è innalzare te stesso per poter essere felice. Ecco, quindi questo è il consiglio che oggi do, perché so che in questo momento, soprattutto con questi sconvolgimenti che ci sono, e parlo di tutti questi sconvolgimenti politici, sanitari, confusioni varie, le persone ormai ricevono messaggi di tutti i tipi e contro e non si capisce più niente, è importante che tu mantenga la tua sanità mentale e sii felice. Quindi questo è il mio augurio. Dimmi, caro.
Una domanda, perché io lo so perché, va bene, anche ieri ero a casa di amici e sono andato a cercare, pagina 248 c'è scritto come si fa la tecnica, 10 punti semplici da fare, no? Però lì nel libro c'è tutta la ricerca. Però Dianetics che cosa vuol dire? Perché magari non tutti lo sanno. Dianeti significa attraverso la mente, questa è una parola greca, dias, nous, dias è attraverso e nous, mente, mente, anima. Per cui significa semplicemente la parola attraverso, in questo caso, significa per mezzo di, non andare attraverso tipo a una strada, proprio per mezzo di, Quindi quindi per come mezzo della mente. Quindi, è un trattato, diciamo un manuale, dove parla delle scoperte di che cosa è contenuto nella mente, che cos'è veramente la mente, come ci si fa a liberare da queste immagini di esperienze negative una volta per tutte, in modo che ogni tanto non ritornino alla mente, e poi ti dà un metodo semplicissimo di come fare per eliminarle. Quindi è una cosa totalmente semplice alla portata di qualsiasi persona. Io direi forse anche da un dodicenne in su, no? È proprio molto semplice. Quindi non c'è problema di età, non c'è problema di razze, non c'è problema di istruzione. Chiunque sa leggere può tranquillamente leggerlo. Ovviamente parole non comprese vanno chiarite, c'è un glossario come dappertutto, no? Che se studi fotografia avrai delle parole da chiarire, no? Se vuoi capire il soggetto. Certo. Quindi questa è una spiegazione, diciamo, molto semplice di che cos'è quel libro, qual è il contenuto di quel libro scritto da Aaron Hubbard e proprio prima del 50, ovviamente, è stato pubblicato nel 50 e, come dicevo, da allora è un bestseller in tutto il pianeta. Tu puoi essere felice, tu non sei sbagliato. La risposta è molto semplice e quando vedrai la verità attraverso uno dei procedimenti che farai usando il libro di Dianetica, sarai tu stesso così sorpreso piacevolmente di vedere quanto semplice è. Bene, con questo augurio di essere felice, perché la felicità è in te e tu la puoi ritrovare, voglio salutare in modo caloroso i nostri ascoltatori per esserci. E a te, Fabrizio, grazie per avermi invitata e alla prossima. Grazie, grazie a te per tutte le informazioni, poi come le spieghi, sei veramente molto molto brava, comprensibile, semplice. Penso che proprio tutte le persone che vanno sul sito e che ascoltano tutti diciamo, i consigli che stiamo registrando sono contenti, quindi vi ricordo il nome del sito che è www.iconsiglidilisa.it, poi lì trovate anche la pagina Facebook, così potete mandargli tanti messaggi a Lisa che sarà contenta e quindi di parlare con voi, magari di dare dei consigli o di spiegare magari qualche cosa, qualche domanda che avete, che vi viene venuta in mente, che ovviamente non essendo qua in linea con Lisa, ma oggi comunque io mi sento già meglio, non sai perché? Perché stiamo facendo la videoconferenza invece che soltanto l'audio ed è diverso perché la comunicazione mi sembra che è più completa, no? Comunicazione più viva almeno. Esatto. Quindi, bene, consiglio a tutti quindi di andare sul sito, di ascoltare anche gli altri consigli che adesso sono quindi 18 e lasciare qualche commento in maniera che così sappiamo se avete provato anche voi le cose che provo io, Fabrizio La Cavia, che è il nuovo cognome. Una bellissima cavia, sempre disponibile. Sì. Bene, allora ciao ancora e ciao a tutti quanti. Benissimo, un abbraccio e alla prossima. Ciao!